Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Signori, ce l'abbiamo fatta. Tutti insieme siamo riusciti a cambiare le cose. La Ubisoft, dopo aver ascoltato i feedback contrariati degli utenti di tutto il mondo, asiatici compresi, ha deciso di tornare sui suoi passi e di cancellare la censura. Se non sapete di cosa stia parlando, recuperate prima il video che vi faccio comparire in alto a destra e poi ritornate qui. Il 2 novembre un comunicato del team di sviluppo aveva annunciato importanti modifiche grafiche che state vedendo a schermo. Sostanzialmente si trattava di vera e propria censura, dovuta a un'espansione del gioco anche al mercato orientale. Nell'ultima settimana però si è deciso di annullare tali modifiche. Considerate che nella versione di prova che abbiamo utilizzato a Milano da Ubisoft Italia erano già presenti tutte. Nonostante ciò, nel comunicato si legge che Operation Wind Bastion verrà rilasciata senza censura. Potrebbe esserci solo qualche piccolo elemento, ma in tal caso verrà rimosso quanto prima. Questo perché gli sviluppatori non vogliono ritardare troppo il lancio della season, quindi cercheranno di eliminare quante più modifiche possibili nel tempo a disposizione. Attenzione però, perché viene ribadito questo concetto: l'inizio della stagione potrebbe comunque subire un leggero slittamento e io mi auguro si tratti solo di qualche giorno. Noi l'avevamo pronosticata per il 4 dicembre, ma a questo punto dovremmo attendere notizie ufficiali al riguardo. Nel frattempo però verrà monitorata attentamente la nuova fase dei TTS che ha avuto inizio da pochissimo. Infatti voglio parlarvi anche di questa. Nei server del test tecnico, proprio a seguito della cancellazione della censura, sarà possibile giocare solo nella nuova mappa fortezza, sia in libera, sia in classificata, sia attraverso la playlist scoperta. Simulazioni, cacce terroriste personalizzate non saranno disponibili per il momento, ciò almeno fino a nuovo ordine. Probabilmente aggiorneranno i TTS una volta che saranno riusciti ad invertire gran parte del processo di censura, e ovviamente ve lo farò sapere sia su Instagram che su Facebook. Assicuratevi di seguirci anche lì, trovate tutti i link in descrizione. Ieri ad esempio per motivi lavorativi non ho potuto portarvi il video sulla patch note, ma penso di riuscire a programmarlo per domani. Comunque il mio buon Marco non ve l'ha fatta mancare, pubblicandola a tempo record sui nostri social. Nel lungo elenco di aggiornamenti per la prossima season però ne mancava uno importantissimo, che è stato svelato soltanto stasera. A partire da Operation Wind Bastion, le mappe in classificata potranno essere giocate solo nella loro versione di giorno. Non ci saranno più le ranked di notte. Il motivo è che nella maggior parte dei casi l'oscurità rendeva meno competitive le partite, dando un vantaggio quasi casuale ai player. In libera invece le cose resteranno uguali, ci saranno anche le versioni notturne delle mappe. Sinceramente mi dispiace un po' per Chalet e per Costa, le uniche due in cui preferivo la notte al giorno. Come sempre leggo tutti i commenti perché vorrei sapere anche la vostra opinione, quindi parliamone lì. Bombardate questo video di like e attivate la campanella. YouTube non sta mandando le feed e purtroppo ce l'avete confermato in parecchi nel video precedente. Vabbè, mi dedico al video della patch note e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back to you. Say you like that.